Aiuto, aiuto. I polsini sono da un chilo l'uno. Meno male che sono un po' nascosto, perché se la gente mi vedesse mangiare questi robi. Buongiorno a tutti quanti ragazzi, finalmente benvenuti in questo nuovo video. Già di partenza vi chiedo di lasciare un bel like per questa super mega sfida. Se mi spronate magari a farne altre, vediamo magari se vi interessa un po' questo format. Lorenzo che prova cose pazze. Andrò ad indossare per un giorno intero il corpetto dei pesi. Penso che voi tutti abbiate in mente bene cosa sia, cosa serve. E in più rendere le cose un po' più difficili durante i pasti. Quando pranzo, ceno, faccio merenda, qualsiasi cosa io debba fare per mangiare, dovrò mettermi i polsini da un chilo, così da rendere tutti i gesti, i movimenti molto più difficili. Però adesso facciamo un bel unboxing. È parecchio pesante. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Mi raccomando, trovate qua sotto il tasto rosso. Ok. Sono già stanco. Tac. In teoria l'avevo ordinato da 10, solo che mi sono fatto poi aggiungere ogni singolo pesettino all'interno del giubbottino, più che corpetto. Molto più pesante. Lo dobbiamo personalizzare. Tac. Personalizzazione in atto. Ok. Ho personalizzato il giubbottino. Come sapete, ho avviato il mio nuovo brand Legendir. Trovate in descrizione tutte quante le informazioni a riguardo. Oddio, pesa un botto. Ovviamente le regole saranno molto semplici. Dovrò indossare questo giubbottino tutto il giorno e potrò togliermelo soltanto quando dovrò magari cambiarmi, oppure quando rimango fermo. Quindi se mi siedo magari posso togliermelo un attimino per far riposare la lombare. Noi vediamo quanto tempo riusciremo a tenere questo giubbottino. Sembra un giubbotto antiproiettile. Non rende dal video, ma come se la gravità mi stesse schiacciando al suolo. Ti presento un po' Dragon Ball, ok? Nella navicella, quella dove imposti la gravità. È molto più pesante di una tuta di Junior o di Goku. Quando si tolgono i polsini, no? Iniziano, la loro velocità aumenta. Ecco, molto di più. Qualsiasi movimento con addosso questo robo, improponibile. Aiuto, aiuto. Sono le 12.39 e 40 adesso. Direi che è arrivato il momento di pranzare. Però aumentiamo la difficoltà, perché ve l'ho detto che quando andrò a pranzare dovrò mettere pure i polsini. I polsini sono da un chilo l'uno e vanno messi così. Da reale possessore di telecamera da più di un chilo, tenerla in mano per fare un video, ok? Così. Per 20 secondi avete la spalla in fiamme. Vorrei capire come ci devo andare a preparare il mio pranzo con addosso su entrambi i polsi questi. Tac. Let's go! Aia, 5 kg su questo braccio. Riesco a tenere l'equilibrio. Allora, per pranzo ho optato per farmi dell'insalata. Ragazzi, i movimenti sono difficilissimi da fare. Con un po' di tonno. Come fonte di carboidrati, delle gallette. No, non cascare per terra. È impossibile, è impossibile. Aiuto. Scoliamo l'olio. Mettiamo il tonno nell'insalata. Ready? Allora, vi dico, sta iniziando a diventare veramente faticoso alle braccia. A pezzi, devo riposarmi un attimino. È difficile, dico, ma non sembra impossibile. Pensate che ogni volta che io tengo le braccia sollevate, voi non vi state rendendo conto, nel video non si percepisce, ma ho le spalle praticamente in fiamme. Buongiorno, visto sia arrivato il momento di andare in palestra, raga, quindi prepariamo. Mi cambio e andiamo in palestra. Tac. Direi che posso uscire. Prima andrò a trovare un mio amico, prima di recarmi in palestra. Sarà faticosa oggi, molto faticosa. Mi bevo uno shaker di bulk powder, trovate il link in descrizione. Se volete supportare il mio lavoro, mi basterà passare dal link e fare un ordine. Quindi, polsino alla mano. Lo shaker più faticoso che io abbia mai bevuto nella mia vita. Oggi ho addosso il peso di un'altra persona. Di solito io peso circa 80 kg. Tac. 113 kg. Però raga, sembro enorme. Cioè, guardate la schiena. Guardate il dorso. Manco un mister Olimpia sto dorso. Parate, non mi fate nulla. Let's go. Mi sono scordato di mettere in carica l'orologino per contare le calorie. Ero veramente curioso di vedere a fine giornata quante calorie sarei arrivato a bruciare. Bene, ci si doveva mettere pure la mascherina. Adesso mi aspetta un viaggio gigantesco. E non vi nascondo che casa auto. Cioè, sono sudato. Ma che è? Grazie. Ma ci si può presentare così in casa degli amici? Dammi zampa, dammi zampa. Bravo!
Mamma mia. Scusa Gio, sono vestito così. Chissà dopo al ristorante, perché stasera dovrò andare in un ristorante. È arrivato il momento di andare in palestra. Sarà un bel workout pesante. Ancora non ho idea di cosa farò. Ehi! Marchiata Legend. Piace? Sì, sì, l'ho marchiata Legend. Bella sfida, molto difficile. Ma per quelli sovrappeso ce l'hanno già incorporato ed è facile. Ma basta. No, ma tu sei abituato, capito? Per me è un overweight. Voli, il volo, bro. Allora, stiamo cercando un attimino di capire che tipo di workout fare. Vorrò sfruttare il sovraccarico che ho, magari un po' di dips, un po' di trazioni, qualcosa a corpo libero. No, no, basta, finito il workout. Morto, basta, devo togliermi sto coffin. Direzione Luca, perché stasera andrò a cenare al suo ristorante. Puntino con il brownie vegano. Man, mi toccherà venire da te con il giubbottino, sappilo. Vabbè. Ora andiamo da lui, mi cambio, mi ospita per cambiarmi e via. Sempre addosso. Direzione, si chiama la vecchia guardia. Se magari volete farvi un pranzo, una cena, insomma. Mangiate una cotoletta, una cotoletta. Questo buco. Andate a trovarlo perché dei piatti veramente giganteschi. Comunque, ho ancora addosso il corpetto. Non vi preoccupate, mi sono solo fatto la doccia senza. E adesso dovrò fare la bellissima figura di merda di entrare tutto vestito così. Oh, bella, bro. Bella frase. Finalmente ci siamo. Anche i miei amici, secondo me per loro sono un rincunito, perché diranno che cazzo, ma sti video ma di quella da borra, sì sì, no, ma più la borsa di video, ma chi cazzo li fa fare, mi dicono sempre. Ancora ho il giubbottino, però non mi sono ancora messo i polsini perché da mangiare ancora non è arrivato. Mi sta guardando tutta la sala del ristorante male. Ho ordinato un primo gnocchetti casalinghi di pasta fresca con ragù e porcini, e in più mi smezzerò col mio friends di fronte a me una cotoletta di vitello alla milanese, che qua dal men sono veramente gigantesche. Partiamo con la prima portatina. Pezzettino di pane da un chilo. Perché è essiccato, dai. No, è vero. Non me l'era fatto. Cioè, alla fine non è top. Semplice. Ti tratti proprio male. Male, La dieta, come gli piace. Finalmente è arrivato il momento della cena. Ti cosi da un chilo. Meno male che sono un po' nascosto, perché se la gente mi vedesse mangiare questi robi. Aspetta che mi verso un po' d'acqua, bevo e chiudiamo qua. Madonna, versare l'acqua è impossibile. Non è così piccola. Yeah. È pesante fare così. Grazie mille per aver visto questo video. Mi raccomando, non dimenticatevi di mettere un bel like. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella qua sotto. Ho distrutto questo coso, me lo devo togliere. Ora andrò a casa fattamente a dormire. Domani secondo me mi sveglio tutto pieno di contratture, man. In realtà domani dovrei essere in teoria più forte. Dragon Ball funzionava così. Sì, ma ti ricordi si toglievano le cose più veloci, più forti? Quasi tenerla un anno.